Nuovo capo di gabinetto alla questura dell'Aquila, il dottor Alessandro Gini. Innanzitutto in bocca al lupo e auguri, proviene dalla questura di Massa, una nomina costruita anno dopo anno, giorno dopo giorno sul campo perché viene dalla polizia giudiziaria. Agli inizi, questo qui è stata una parentesi della mia vita professionale che si è collocata temporalmente agli inizi della carriera, poi si è sviluppata su un fronte diverso che è quello dell'organizzazione degli uffici, in particolare capo di gabinetto. Ora erano 16 anni che facevo il capo di gabinetto alla questura di Massa Carrara. Un momento particolare anche per la nostra città con la ricostruzione e tutto. Certo, questo qui sì, come si diceva, abbiamo avuto modo prima di approfondire questo argomento, è sicuramente una realtà complessa proprio anche per le problematiche che derivano da quel tragico evento e dal punto di vista mio metterò tutto l'impegno perché anche la Polizia di Stato, per quanto possa fare, insomma, si attivi per cercare di alleviare le problematiche che si sono create. Un momento particolare anche per queste nuove normative, sia per il codice di procedura penale che proprio per il codice penale, quindi è un momento molto difficoltoso per le forze dell'ordine. Sì, però insomma siamo attrezzati per far fronte alle difficoltà operative che dovessero sorgere, che sorgono. La questura dell'Aquila, lei ha visitato oltre la questura anche un po' la città, che impressione ha avuto? Quello che rimane della nostra città? Innanzitutto è una bellissima città. I segni evidenti del terremoto ovviamente non possono lasciare insensibili e quindi ecco, non vorrei aggiungere altro, però nel giro che ho fatto ieri insomma, sono rimasto particolarmente impressionato, colpito. Molto importante questa nomina anche perché l'Aquila è sempre capoluogo di regione, è il centro, è il fulcro di tutto. Certo, sicuramente, non mi sfugge l'importanza dell'incarico e ce la metterò tutta.